A maggio, Radio Sportiva si tinge di rosa. Tutti i giorni alle 18.30, Fuori di Bici. Fuori di Bici. Ospiti, interviste, tutto quello che c'è da sapere sul 95esimo Giro d'Italia. Fuori di Bici. Fuori di Bici. Ogni giorno alle 18.30, segui il Giro su Radio Sportiva. Sono Domenico Pozzovivo e sono Fuori di Bici. Sono Oscar Gatto e sono Fuori di Bici. Sono Moreno Moser e sono Fuori di Bici. Sono Damiano Cunego e sono Fuori di Bici. Sono Eros Capecchi e sono Fuori di Bici. Sono Danilo Di Luca, sono Fuori di Bici. Sono Francesco Chicchi, Fuori di Bici. Sono Vincenzo Nibali e sono Fuori di Bici. Sono Diego Lissi, sono Fuori di Bici. Eccoci qua Fuori di Bici, allora alle 18.34, pronti per iniziare il nostro viaggio di approfondimento che ci porterà attraverso i temi legati alla cronoscuola di oggi, con chi ha vissuto anche il mondo del ciclismo, con chi l'ha vissuta in prima linea, proprio la cronosquadre di oggi, con la possibilità di sapere com'è andata, tra l'altro anche con l'avvicinamento della maglia rosa passata da Finney a Navardauskas. GR è sinonimo di comfort e qualità. Nel 50esimo anniversario presenta G-Crono, la nuova calzatura da ciclismo super leggera, solo 275 grammi, traspirante e senza alcun punto di pressione grazie al sistema di chiusura brevettato BOA. G-Crono è stata designata dai ciclisti professionisti come la miglior scarpa sul mercato. Non perdere l'occasione e provala subito presso i rivenditori GR. AllOneSport.com, il negozio online per tutti gli sportivi. I migliori marchi di ciclismo, tennis, calcio e tanti altri sport ai migliori prezzi. Entra in www.allonesport.com. Troverai tutte le novità, le divise ufficiali dei team ed offerte imperdibili con garanzia e velocità di consegna. www.allonesport.com, il numero uno per lo sport sul web. Dal 1953, De Rosa Biciclette mette in sella tutti coloro che puntano sulla qualità di un prodotto esclusivo. I gioielli 2012 delle biciclette De Rosa sono Protos, Merak e King. Sali su una De Rosa e non scenderai più. La bicicletta De Rosa, tradizione italiana, qualità italiana. Firmato da Ugo De Rosa. www.derosa.it. Questa è Radio Sportiva. E allora apriamo ufficialmente anche il nostro Fuori di Bici, le 18.36 minuti, commentiamo la tappa numero 4 del Giro d'Italia, la cronosquadra dei 33,2 km vinta dalla Garmin con 5 secondi sulla Katiuscia, 22 sulla Stana e sulla Saxo Bank, con invece la classifica generale che adesso vede Navardauskas in maglia rosa con 10 secondi sui compagni di squadra Farrar e Hunter, 11 su Esiedal. Salutiamo ovviamente prima di tutto Roberto Sardelli, velobike.it, che ci fa sempre compagnia quando si parla di ciclismo. Ciao Roberto. Buonasera alla redazione, a tutti gli amici di Radio Sportiva e di Fuori di Bici a questo punto. E ovviamente Andrea, andiamo ad introdurre anche il primo ospite di oggi. Uno che il ciclismo lo conosce molto bene perché è stato un ottimo professionista per tanti anni e che oggi è rimasto nel settore per quanto riguarda l'abbigliamento da ciclisti. Andrea Peroni che è al telefono con noi. Ciao Andrea, buon pomeriggio. Ciao e buonasera a tutti. Grazie per essere nel nostro Fuori di Bici. Ricominciamo da un flash con Roberto Sardelli, che poi anche qualche curiosità per te, per sapere intanto una prima impressione di questa cronosquadre che ha portato anche all'avvicendamento della maglia rosa. Una giornata da dimenticare, la battezzata Finney, Roberto, subito dopo il traguardo. Sicuramente i postumi della caduta si sono fatti sentire e addirittura non è sembrato brillantissimo nemmeno l'attuale maglia rosa, che nel tratto più difficile perdeva le ruote dai compagni di squadra. Sicuramente una disciplina spettacolare. Poi con Andrea Bertone potremo anche parlare, perché ai suoi tempi c'era la 100 km e anche se si basava solo su 4 personaggi, su 4 atleti, era sicuramente una disciplina nella quale l'Italia primeggiava. Oggi purtroppo le squadre italiane e i team a forte componente di atleti italiane non è che hanno toccato i primi posti, però alla fine della classifica diciamo che i distacchi sono contenuti e quindi ci siamo goduti uno spettacolo da un punto di vista atletico e una splendida giornata di sole nella splendida Verona. Forse Andrea si sottovaluta quanto possa pesare una cronosquadra, un infortunio alla caviglia, naturalmente in generale per chiunque va in bicicletta, ma in una sorta di treno che va a quasi 60 all'ora dover avere a che fare con un problema come quello che aveva Finney nella tappa di oggi. Ma sicuramente
Qualsiasi infortunio pregiudica la performance, a maggior ragione in una cronometro a squadra dove tutti devono dare il 100%, devono essere in perfetta condizione. Anche una semplice caduta, l'abbiamo visto un po' anche in altri corridori, che poi a maggior ragione con Finney, che i traumi che ha subito nella caduta di ieri hanno limitato un po' il rendimento. Roberto, se hai una curiosità per Andrea Peron. Ma innanzitutto, per toccare un argomento nel ruolo che riveste attualmente Andrea, proprio con un marchio importante di abbigliamento, vorrei che spiegasse anche ai radioascoltatori la differenza, o perlomeno su cosa è concentrato l'abbigliamento per l'attività della crono. Tutto quello che riguarda la prova contro il tempo ha una grandissima importanza dal punto di vista aerodinamico, a partire dalle ruote, a partire dalla bicicletta, il casco e non in ultimo l'abbigliamento. Deve essere il più aerodinamico possibile. Ci sono vari accorgimenti, varie novità che sempre si ricercano, andando a cercare nuovi materiali, disegnando sempre nel limite del possibile del regolamento, perché il regolamento è abbastanza ferro, abbastanza rigido, sia con le bici, sia con tutti i componenti, sia anche con l'abbigliamento. Ti dà il permesso di fare alcune cose, ovviamente non ti dà il permesso di farne altre, ma all'interno del regolamento si cerca di ricercare quello che ti può dare maggior beneficio dal punto di vista aerodinamico. Andrea Peron, è stato davvero un piacere averti in collegamento con noi a Fuori di Bici. A presto e buon lavoro. Grazie, buon lavoro anche a voi. Andrea Peron, in rappresentanza del marchio di abbigliamento Castelli, che comprende anche la linea Sportful, lo abbiamo sentito qui a Fuori di Bici. A Roberto Sardelli chiediamo un attimo di pazienza, ci fermiamo e poi ripartiamo con un altro grande ospite. Deda Elementi è componentistica per bici da campioni. Attacchi, manubri e reggiselle attestati per te dai corridori professionisti. Tecnologie vincenti e all'avanguardia sulla tua bicicletta. Deda Elementi, con il grande ciclismo, per vincere ovunque. Farnese Vini è passione, cura maniacale dei dettagli, dalla vigna alla cantina alla bottiglia. È per questo che siamo leader in 74 paesi e il nostro Edizione 5 Autoctoni è stato per 4 volte premiato come miglior vino rosso d'Italia. Farnese Vini, la vittoria è nel nostro DNA. Hot Pack Sportful è la linea di giacche e gilet più leggeri, comprimibili nel mercato. Ora disponibile anche nella versione impermeabile, sviluppata per affrontare le condizioni meteo delle strade della Sportful Dolomiti Race, la più dura a gran fondo d'Europa. D'ora in poi, con Sportful Hot Pack avrai tutto in tasca. Cercala su sportful.it. Questa è Radio Sportiva. E partiamo con Fuori di Bici, Andrea Pratellesi e Andrea Capretti in vostra compagnia, soprattutto Roberto Sardelli di velobike.it in collegamento con noi, tra poco un altro grande ospite. Intanto Roberto, ti chiedo, analizzando un po' anche quella che è la classifica, se davvero e quanto ti aspettavi Joaquin Rodriguez con la sua Katiuscia così in alto, lui che non è uno specialista però è stato aiutato da una squadra ottima invece dal punto di vista delle cronosquadre, adesso è il migliore fra gli uomini di classifica, a 30 secondi da Navardauskas, ma ne conserva una quindicina su Kreuziger e su Ivan Basso. Ma assolutamente una performance positiva per il corridore spagnolo, che ricordiamo la prima tappa un po' insidiosa, quella di Porta Sant'Elpidio, che arriverà dopodomani, presenta nel finale uno di quegli strappi sui quali il corridore spagnolo Rodriguez va a nozze. Per cui sicuramente un punto a vantaggio. È una squadra a forte componente, diciamo, di paesi dell'est, e la disciplina della cronometro,
della posizione in bici è veramente qualcosa di religioso per loro, e quindi uno che a cronometro non è dotato per sua natura è approfittato e adesso se ne gode e benefici. Sentiamo Roberto che idea si è fatto di questa cronosquadra, uno dei protagonisti con il suo team, naturalmente la Farnese Vini SL Italia, il cui DS Luca Scinto è gentilmente collegato a Radio Sportiva per Fuori di Bici. Ciao Luca. Ciao, ciao, saluti a tutti. Ben ritrovato sulle nostre frequenze, stavamo sentendo anche da Roberto Sardelli le impressioni sulla cronosquadra di oggi, su quello che in generale insomma distingue anche la cronosquadra dalle altre sezioni del Giro d'Italia. Per voi oggi, se non sbaglio, 14° posto a 59 secondi dalla Garmin, che ha chiuso col miglior tempo. Qual è la tua impressione insomma della tappa della vostra squadra? Allora, a parte i miei corridori, sono molto soddisfatto, perché perdere 59 secondi in 33 chilometri, dove noi non abbiamo dei specialisti fuori che Alfredo Balloni, Gatto e Pozzato, che Pozzato devo dire che è stato oggi incredibile, perché ha dato una prova proprio della classe, perché ha portato veramente la squadra a difendersi in modo esemplare. Però non abbiamo dei cronometristi, abbiamo Favilli che va bene. Ci siamo difesi, però abbiamo fatto un cronometro particolarmente in 5-6 corridori, e sappiamo che in 9 andare presente l'intertempo solo 15 secondi da no 18 secondi dalla Garmin all'intertempo, sto vedendo ora col mio computer, credo che poi abbiamo perso il tratto di salita dove abbiamo preferito stare compatti e ci siamo difesi. Sono contento, dimostrazione che gli atleti, i ragazzi stanno attrezzando un buon periodo di forma. Sono molto contento della prestazione, veramente. Guarda, sembra sciocco dire il 14° posto, però vedendo la caratura delle squadre Pro Tour, i corridori che sono in queste squadre e che preparano, perché preparano la cronometro in modo particolare e noi non riusciamo a prepararla, dicevo che sono molto molto contento per questo. Facciamo così, chiediamo un attimo di pazienza a entrambi, sia a Luca Scinto che a Roberto Sardelli, ci fermiamo e poi il rush finale del nostro Fuori di Bici. AllOneSport.com, il negozio online per tutti gli sportivi, i migliori marchi di ciclismo, tennis, calcio e tanti altri sport ai migliori prezzi. Entra in www.allonesport.com, troverai tutte le novità, le divise ufficiali dei team ed offerte imperdibili con garanzia e velocità di consegna. www.allonesport.com, il numero uno per lo sport sul web. Leda Sport dal 1970, vestiamo lo sport, la passione, la creatività in un solo nome, Leda Sport. Incospor è presente al 95° Giro d'Italia con il team Androni Giocattoli Venezuela. Incospor è una linea di integratori di alta qualità, Active per il fitness, Endurance ed Extreme per tutti gli sport, professionisti, agonisti ed amatoriali. Incospor nutre la tua voglia di sport e di benessere. In vendita nelle farmacie, nei migliori negozi di ciclo e online su www.incospor.it. Questa è Radio Sportiva. Rush finale del nostro Fuori di Bici a Radio Sportiva con la preziosa collaborazione di Roberto Sardelli, velobike.it, e il DS della Farnese Vini SL Italia, Luca Scinto, a pochi minuti dalla conclusione della crono squadre. Prego Roberto, se hai qualche curiosità per il nostro ospite. Io approfitto della presenza di Luca Scinto e vorrei avvalermi di lui in qualità di opinionista. Vorrei così a caldo che esprimesse dei voti da 1 a 10 per le prestazioni svolte dalle squadre che hanno il campione preposto poi a vincere il giro: la Katiuscia, la Stana, la Liquigas e la Lampre. Che voto dai alla prestazione di oggi? Alla Katiuscia gli do non un 10, un 11. Perché è stata una sorpresa e sono molto forte, e Prurito Rodriguez credo che sarà un corridore molto pericoloso per la classifica generale, per la vittoria del giro. Poi mi posso anche sbagliare, però alla Katiuscia intanto gli do un bel 11, neanche un 10. La Liquigas, Lampre e Astana gli do un 9. Alla Liquiga se mi aspettavo di più, perché vedendo i corridori, gli atleti, come preparano loro la cronometro con dettagli incredibilmente
sono molto bravi, perché loro già dal dicembre preparano le cronostasquadre con degli allenamenti specifici. Beh, un pochino mi hanno deluso, credevano in una 20-25 secondi in meno del risultato che hanno fatto. Diciamo che gli do un 7 e mezzo, la Lampre ho detto un 8 e mezzo, si sono difesi molto bene, e la Garmin era la favorita, logico, e la BMC sono andati fortissimo, fine è stato diciamo un eroe della giornata con i problemi che ha la caviglia, però diciamo gli errori che hanno fatto anche loro sulle curve, su queste cose qui, perché per corso abbiamo avuto la fortuna di provarlo, una squadra di quella caratura lì non si può permettere di fare quegli errori lì, a prescindere da fini che lo hanno aspettato, aveva problemi alla caviglia, non ha reso al massimo, però l'errore che è stato fatto da MMC è imperdonabile per una squadra di una caratura come quella lì, capito? Certo. Do un 5. Cito, ci salutiamo con un flash davvero domani, con l'augurio di trovarvi protagonisti, tappa pianeggiante, possibile arrivo da velocisti, Guardini osservato speciale? Ma Guardini è venuto via ora dal pronto soccorso, non ha rotture perché è caduta la cronometra squadre, sì. E ha fatto un'ecografia al lombo sacrale, non ha rotture però ha forte dolore al lombo sacrale, e vedremo come domattina già farsi, mi auguro che si riprendi e possa partire e competere. Occhio domani al finale, perché potrebbe, da come mi hanno raccontato, essere un finale non proprio per velocisti puri. Luca Scinto di S della Farnese Vinis all'Italia, grazie davvero per essere stato con noi e buon proseguimento di Giro d'Italia. Grazie a voi e speriamo a un'altra intervista, però un'intervista da un mio corridore che speriamo vince, perché sarebbe bello vincere come l'anno scorso anno una tappa al Giro. Grazie davvero Luca, a presto. Ciao. E grazie ovviamente anche a Roberto Sardelli, ci ritroviamo domani Roberto. Ci ritroviamo domani, ora Luca ha detto che potrebbe non essere un arrivo per velocisti, non lo so, però domani ai nostri microfoni avremo uno che di volate se ne intende, a mio giudizio è il più forte velocista degli ultimi 40 anni. E allora sarà un appuntamento da non perdere, anche quello di domani dal 18:30 con Fuori di Bici e come sempre con la collaborazione di Velobike.it, il suo direttore Roberto Sardelli. Grazie Roberto, buona giornata. Grazie a voi, buona serata. Sono Domenico Pozzovivo e sono Fuori di Bici. Sono Oscar Gatto e sono Fuori di Bici. Sono Morano Mosar e sono Fuori di Bici. Sono Damiano Cunego e sono Fuori di Bici. Sono Eros Capecchi e sono Fuori di Bici. Sono Danilo Di Luca, sono Fuori di Bici. Sono Francesco Chicchi, Fuori di Bici. Sono Vincenzo Nibali e sono Fuori di Bici. Sono Diego Lissi, sono Fuori di Bici.